Allora, riepilogando, scusate se ripeto, ma noi dobbiamo determinare per la progettazione del nostro albero tutte queste fasi, abbiamo visto l'ultima lezione. La prima parte noi abbiamo determinato le forze esterne che sono cariche e reazioni vincolari. Il carico in questo caso è quello che agisce sul corpo mola, la reazione vincolare è quella del vincolo, quindi il cuscinetto, che impedisce al corpo albero di muoversi diversamente dall'asse di rotazione, quindi diversamente dalla rotazione tradizionale deve fare, va bene? Come facciamo? Prima determiniamo carichi, i carichi sono le forze bianche sono determinate, noto il tipo di mola che abbiamo e noto i valori, come abbiamo visto l'altra volta, di molatura che vogliamo ottenere. L'azione molatura genera tre forze, una direzione assiale, chiaro, che è quella con cui avanzo il pezzo e lo molo. Una in direzione tangenziale rispetto alla rotazione, che è quello che genero per strappare dal componente il truciolo, quindi per trasferire energia meccanica in energia chimica di strappamento. L'altra forza è la forza radiale, perché io genero una pressione sul corpo, perché la forza che nasce è una forza d'attrito. Per far nascere una forza d'attrito, che è quella che strappa, ho bisogno di far nascere una forza di pressione. Perché se non premo, la forza d'attrito non nasce. Queste tre forze generano i tre carichi che agiscono sull'albero. Noto il layout, noto le distanze, sono andato l'altra volta a schematizzare il mio albero e a riportare le forze nei due piani di sollecitazione. Perché, come abbiamo detto prima, noi abbiamo due piani di sollecitazione. Abbiamo il piano questo del foglio e della lavagna, con cui la forza FR costringe l'albero a flettersi e quindi le reazioni vincolari impediranno questa flessione, o meglio, contrasteranno questo movimento, ma la flessione ci sarà, cioè l'albero nella parte davanti tende a flettere, va bene? Ok? E poi abbiamo un altro piano di flessione, che è quello perpendicolare al foglio. Chiaro? In questo caso il piano di flessione è generato dalla forza FT. La forza FA finirà per comprimere l'albero, va bene? Per creare una compressione. Quindi, schematizzando a questo punto le forze che agiscono sull'albero, io avrò, quello abbiamo visto l'altra volta, le forze rosse. Avrò il piano, allora, stabilisco innanzitutto, questo qui stabilisco che sia il piano XY, va bene? Quindi definisco il sistema di riferimento. Definisco il sistema di riferimento e in questo caso specifico è, lo scelgo a piacere, sarà Y, X è l'asse di rotazione, Z è perpendicolare al foglio, va bene? Su questo piano riporto le forze che sono la forza FR che agisce, riporto la forza con cui spingono avanti il pezzo per avanzare quando molo, riporto le reazioni vincolari incognite, ora questo è già il numero perché l'ho già risolto, supponendo che un cuscinetto sia legge spinta misto, quindi regga sia la spinta radiale che la spinta assiale, e un cuscinetto sia semplicemente radiale, regge solo la spinta radiale. Riporto le reazioni vincolari e le ricalcolo e le risolvo imponendo l'equilibrio, cioè imponendo che questo corpo sia fermo lungo l'asse X, lungo l'asse Y e lungo la rotazione dell'asse Z. Cioè, imponendo uguale a zero questo, impongo che l'albero stia fermo e ruoti e basta. Facendo sì, sostituisco valori, ho tre equazioni, le tre incognite A, C e D, chiaro, e determino reazioni vincolari. Analogamente fu in quell'altro piano, questo sarebbe il piano, come si è visto prima, perpendicolare al foglio. In questo giro, in questo piano, mi agisce la forza FT, che è 736, ricavo le stesse reazioni vincolari e agiscono nel piano questo qui. Chiaro? Quindi ho due reazioni vincolari in questo piano e nel piano perpendicolare, va bene? In ultima analisi, come le posso vedere queste reazioni vincolari? Io praticamente, giusto per capire, ho il piano
Se capite questo, il prossimo anno quando farete componenti siete molto avvantaggiati, perché un tipo componente sollecita sia la ruota dentata. Allora, questo è il piano, questo va a fase volto, va bene? Questo piano qui, va bene? Ok? Che io posso chiamare Pigreo. Ok, in questo piano agisce, c'è il nostro albero. Va bene? Poi ho un altro piano, il piano è questo, è, chiamiamolo Z, questo arancione, che è un piano perpendicolare a questo. Chiaro? Questo piano è un piano perpendicolare a questo, va bene? Risorda? Questo è il piano Z e questo è Z, va bene? Questo qui è il piano Pigreco. Ora io le forze ho quali sono? Ho le lettere sono punti di applicazione, che sono? A, poi ho C e poi ho, ora ve lo fa tridimensionale, va bene? A meno che cerco di farvelo capire meglio. Poi ho le forze che sono la reazione vincolare in A che è verso l'alto, quindi è verso I. Ah, mettiamo anche gli assi. Gli assi sono X, no, I, Z. Mettiamolo così. Z. X, Y, va bene? Risorda? A questo punto noi abbiamo queste forze. Abbiamo la forza che agisce in A, quella verde, ed è diretta rispetto a Y come Y, quindi verso l'alto. Questa forza vale newton. Poi in C ho due forze, una diretta lungo Z. No, scusatemi, in A c'ho anche una forza lungo Z di. Me la leggo. 284 newton, quindi rispetto a un Z, così. Risorda? Perpendicolari fra di loro, ok? 284 newton, va bene? Poi c'ho in C c'ho una forza verso il basso, chiaro, quindi opposta a Y, quindi in C c'ho una forza verso il basso, opposta a Y, di
2040 newton. Poi c'è una forza. Lungo l'asse X di 515. Quindi una forza. Così. Di. newton più una forza opposta a Z, quindi va a sinistra di 1020 newton. E poi ho le forze ari esterne. Ari esterne ho 515 è lungo l'asse, quindi è così, che è la forza d'avanzamento. Poi ho la forza verso l'alto, che è diretta come Z, quindi è diretta verso destra. Che è 736 newton. E poi ho infine la forza che è diretta opposta a y di 2040. No, scusate, di 1472 come y. Quindi ho la forza diretta come y di 1472. A questo punto ho determinato completamente le forze esterne, va bene? Che agiscono sull'albero. Posso passare alla fase 2. La fase 2 abbiamo visto era determino le forze interne. Le forze interne sono 4, sforzo normale, taglio, momento flettente e momento sorgente. Allora, innanzitutto che cosa sono le forze interne? Le forze interne sono delle forze con cui una parte dell'albero reagisce all'altra parte dell'albero impedendoci la rottura. Cioè, se io prendo, per esempio, no? Se io prendo un albero e ci applico una forza qui, chiaro? La parte di destra, per impedire alla parte di sinistra di staccarsi, dovrà agire una forza opposta, o meglio, dovrà agire sull'albero una forza opposta qui, chiaro? Perché questo pezzo deve essere tenuto in equilibrio, chiaro? Quindi alla forza esterna si reagisce una forza interna. Per il principio di azione e reazione su questo pezzo agirà una forza opposta. Chiaro? Ora, che cosa sono F? F sono le forze esterne, quelle abbiamo calcolato, reazioni vincolari o carichi. F che cosa sono? Le forze interne, quelle ho dentro la mia struttura, dentro il mio albero, per resistere alle forze esterne. Chiaro? Ritorna? Le forze interne sono funzione della distanza a cui mi trovo. Ogni sezione, ogni fettina di albero è soggetta a delle forze interne, con cui la parte sinistra fa sulla parte destra. Queste forze interne sono quattro. Se questo è il mio pezzettino d'albero, allora le forze interne di trazione e di compressione sono quelle che allontanano la sezione, il tratto AB della sezione dal tratto CD, o l'allontanano o l'avvicinano. Questa è la forza di trazione. Poi ho lo sforzo di taglio. Lo sforzo di taglio è quello che fa scorrere la sezione AB sulla sezione CD. Lo fa scorrere.
Quindi quando un albero è soggetto a taglio ho uno scorrimento delle sezioni. Poi c'ho il momento flettente. Il momento flettente è quello che fa ruotare le sezioni relativamente l'una sull'altra. In questo caso ruotano su un asse perpendicolare al foglio. Quindi mettiamo questo ruota così, questo ruota in maniera O e formano questa figuretta. Da un rettangolo tende a diventare un trapezio. Per diventare un trapezio, cosa abbiamo? Che queste fibre sopra, la parte superiore dell'albero si con e la parte sotto si traziona. Infatti, se io faccio così, le fibre sotto si trazionano, le fibre sopra si con. E poi l'ultima sollecitazione è la quarta, è la torsione. Nella torsione, cosa succede? Questa parte ruota rispetto a questa. C'è una rotazione delle due parti, che è il momento che si genera quando si apre una coppia motore, va bene? Queste sono le quattro sollecitazioni interne che nascono. Come le determino? Le determino così. Le levo tutto quello che non mi serve. A questo punto posso studiare le mie sollecitazioni. Riporto le quattro sollecitazioni che abbiamo detto e sono, riporto la direzione della corda S, che sarebbe la distanza rispetto a cui mi trovo. Quindi riporto S, che è la distanza dal punto in cui mi trovo. A questo punto riporto le quattro sollecitazioni che sono sforzo normale N, taglio, poi imparerete il prossimo anno meglio a calcolarle, momento flettente, che in questo caso è il momento flettente rispetto all'asse Z. Che è praticamente il momento flettente lungo l'asse Z fa flettere questo albero in questo piano. Chiaro? Cioè l'albero diventa così, per il momento flettente lungo l'asse, si flette in questa maniera, va bene? Mentre in questo piano Z si flette così. E questo è il momento flettente rispetto all'asse Y, perché ruota rispetto all'asse perpendicolare al piano dove flette, va bene? Cioè la flessione è perpendicolare al piano dove si genera. E poi abbiamo il momento torcente, che è la torsione rispetto all'asse X, che è l'asse di rotazione, va bene? E questo è uguale sia in questo piano che nel piano Y, perché la torsione è lungo l'asse. Sarebbe la traccia del punto di incontro dei due piani dove si incontra anche l'albero. Allora, lo sforzo normale qui riporto. Queste sarebbero le coordinate dell'albero, la coordinata S, che mi caratterizza la distanza a cui mi trovo. Poi riporto T. Anche T è diretta dove? T è diretta in questo caso lungo l'asse Y, quindi T è diretta in questa direzione. Poi abbiamo il T diretto in quest'altra direzione, T lungo Z. E poi abbiamo il momento sorgente. Riporto lo stesso anche dalla parte opposta. Questo Ctrl C, Ctrl V. Lo riporto analogamente qui. L'unica differenza è che vado a sostituire il momento lungo Z, non è più lungo Z, ma è lungo Y. Quindi ho il momento lungo Y. E poi ho il taglio, qui è lungo Y e qui è lungo Z. Per il resto è tutto uguale. Lo sforzo normale 1 è lo stesso perché è lungo l'asse.
questo punto io sforzo normale, nullo. Qui, fino a C, in C ho questa forza e contrastata da questa. Questo è uno sforzo di compre... Ah, a monte di tutto questo stabilisco una convenzione sui segni. Questo è l'elemento piccolino dell'albero. I segni sono, per convenzione, positivo lo sforzo di compressione o di trazione quando è di trazione. Quindi N è positivo quando è di trazione. Il taglio è positivo quando ruota in questa maniera. Il momento flettente è positivo in questa maniera. Va bene? E questo è il momento flettente. A questo punto, facendo così, ho che sforzo normale 0 fino a C. A C ho questo che è di compressione, quindi è nega. Eccolo qua, e questo è meno. E rimane negativo fino a quando non trovo questo punto, è la 0. Ed è 515 newton. Poi taglio lungo Y, è 568 verso l'alto, quindi è così. Poi viaggio così fino a qui, dove trova 2040. 2040 meno 568 necessariamente deve fare 1472, se non ho sbagliato calcoli. Dove arriva qui e poi si azzera. Dove trova questo lo riporta a zero. Perché in fondo le forze interne devono essere nulle, va bene? Quindi ho 1472 e 568. Questo è negativo, questo è positivo. Il momento flettente per convenzione è positivo dalla parte delle fibre tese. Se si flette così, la fibra tesa è questa. Quindi riporti il positivo sotto, va bene? Allora, guardiamo questa forza. Questa forza me lo fa. Questa forza lo fa flettere, lo fa ruotare, cioè fa ruotare, fa alzare questo punto verso l'alto. Lo fa flettere così. Quindi è positivo. Positivo. Il momento flettente è tanto maggiore quanto più mi allontano dal punto, perché aumenta il braccio della forza, va bene? Quindi più che mi allontano, più che tende a flettere. Quindi il momento flettente cresce partendo da zero fino a raggiungere un massimo positivo, quindi sotto, perché le fibre tese sono sotto, nel punto C, quindi è positivo. Il valore di questo è 568 per 0. 130. Prendo la calcolatrice. Allora, 568 per punto 130 fa 73,8 newton metri. E poi vo a zero, perché in questo punto deve tornare a zero, perché qui non ho reazione vincolare, quindi qui si deve risalire. Allora mette fa momento sorgente in B e va fino al punto di applicazione, cioè il momento sorgente nasce dove c'è il motore, fino a dove c'è la resistenza della molla. Allora, ritornando al punto, quindi, ok? Momento sorgente va da B a D, va bene? Da dove ho il motore a dove ho la resistenza. Prima, tra A e B, non c'è un momento sorgente, perché non ho motore, chiaro? Quindi l'albero è soggetto a torsione solamente nel tratto B-D, va bene? Una cosa importante, quando fate questi esercizi, portate sempre le lettere nei punti di applicazione delle forze, sia vincoli sia carichi, perché quando poi andate a spiegare vi manca un riferimento letterario per indicare il punto preciso della sollecitazione. Questo già in prospettiva verifica di maturità. Qui siamo già avanti, vero? Questo è quello che vi abiterà solamente la maturità. Cioè, la maturità l'elaborato è tipo questo. Quindi si riporta questo valore e va da B,
ora è positivo, supponiamo che sia positivo senso orario, e il valore è quello calcolato prima, è 36,8 Nm. Bene, positivo, perché lo considero positivo in senso orario, va bene. A questo punto possiamo ripetere lo stesso ragionamento di qua. Lo sforzo normale posso fare a meno di riportarlo perché è lo stesso, è la stessa grandezza, ha la stessa direzione di tutto. Le direzioni diverse sono questa e questa, perché anche questo è diretto lungo l'asse x, quindi non varia. Lungo l'asse z sto qui 284, che è verso l'alto, quindi è positivo. Poi trovo questo che è 1080, che è, lo porta verso il basso negativo, poi ho 736 che lo porta verso l'alto, quindi ho 736 e 284. Poi c'è un momento flettente, positivo perché fa così, lo riporto 284 per 0,130. Viene 36,9 ed è positivo. Arriva a 0 in fondo ed è 36 e 9 newton metro. Il momento sorgente è uguale, va bene? A questo punto tu poi possiamo, abbiamo finito la seconda parte, abbiamo determinato le forze interne. Ora, prima di andare avanti dobbiamo determinare la sezione critica, perché noi dobbiamo prevenire che l'albero non si rompa nemmeno in un punto. Quindi andiamo a cercare il punto dove è più probabile che si rompa. Ora, cosa succede? Se noi facciamo un albero a sezione costante, prendiamo il punto di massima sollecitazione, facciamo tutto l'albero uguale e siamo a posto. Se vogliamo fare un albero a sezione variabile, dobbiamo prendere i vari punti dove noi vogliamo variare la sezione. Chiaro? Vi torna? Ora, noi supponiamo di voler fare un albero a sezione costante. Semplifichiamoci le cose, prendiamo il punto di massima sollecitazione. Il punto di massima sollecitazione è il punto C. Chiaro? Eccolo qua. Va bene? Sia qui che qui. Riporto questo valore, lo indico con S, alla dio E. La sezione più sollecitata è quella C. Allora, la sezione più critica è questa, va bene? Allora, questo è un po' tutto il lavoro che abbiamo da fare il prossimo anno, che avrete da fare. Allora, sezione C, quella più sollecitata, quindi è l'andirata alla rottura, ok? Ed è per S uguale, la indicate, S uguale 130 mm. Ok? Quindi, trovata la sezione più sollecitata indicata, vado a riportare le forze interne, va bene? Che agiscono su questa sezione. Vediamo se ce la può fare lì. Eccola. Riporto valori e sono. Sforzo normale, siccome è una funzione della distanza a cui mi trovo, posso riportare 150, perché n varia a base di dove mi trovo. Questo è come se fosse un piano artesiano. Questa è la distanza dall'origine ho preso e questo è il valore di n, va bene? Riporto il valore che è 515 newton. Poi riporto lo sforzo di taglio. Ora, lo sforzo di taglio c'ho un TY e un TZ, perché agisco sui due piani. Li devo sommare. Come fa a sommare due forze che sono perpendicolari fra di loro? Con il teorema di? Perfetto. Quindi fa il TY che è 568 e TZ che è 284. No, prendo il punto dove passa, dove scambia, 736, va bene.
E anche qui è 1472, è il punto dove scambia. Ok? E qui è 736. Apro il teorema di Pitagora e calcolo la risultante. Di fatto è come se taglio, agisse, è come se il taglio agisse in un piano che è inclinato rispetto alle due direzioni, va bene, che non conosco bene l'inclinazione, dipende da come si combinano. Però a me non mi interessa, mi interessa se c'è una forza di taglio che mi taglia l'oggetto, che me lo taglio io sì, o che me lo taglio io sì, o che me lo taglio io sì, sempre me lo smonta. Chiaramente se c'è un taglio inclinato, l'albero invece di rompersi così si romperà così, però si rompe. Quindi a sezione di taglio sarà inclinata invece verticale, va bene? Calcolo il valore con la calcolatrice e ho fuori la radice quadrata di, che è uguale alla radice quadrata di 1472 è la seconda più 736 è la seconda. Ok? Allora, a questo punto prendo la radice e fo 1472 più 736, 1650 circa, va bene, approssimato. Poi ho un momento flettente, il momento flettente è la stessa cosa, ho un momento flettente lungo z che è 73,8. E un momento flettente lungo y che è 36,9. Quindi ho un momento flettente complessivo che è la radice di 73,8 alla seconda più 36,9 alla seconda e fa 82,5 newton metri. Infine ho un momento sorgente, questo è unico, che è 36,8 newton metri. Questi valori sono l'output della fase 2. Me li prendo, li salvo. Ho terminato lo studio della parte 2. Ho determinato le forze interne della sezione più sollecitata. Chiaro? Quindi qual è il punto candidato alla rottura? Ora cosa devo fare? Devo operare affinché l'oggetto non si rompa. Qual è l'elemento determinante che devo valutare affinché l'oggetto non si rompa? Quali sono gli aspetti tecnici che incidono sulla rottura? Le sollecitazioni esterne le abbiamo calcolate e viste. L'abbiamo riportata alle sollecitazioni interne. Ora poi ci dobbiamo spostare a cosa? Qual è l'altro elemento che caratterizza la resistenza? Ile? Le caratteristiche del materiale. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Le caratteristiche del materiale, vero? Quindi dobbiamo, uno, scegliere il tipo di materiale, due, valutare le proprietà del materiale. Quale proprietà avete visto voi e secondo voi impattano sulla resistenza del materiale? Voi l'avete visto bene con il professor Franchina questa cosa. Resistenza all'urto. Bravo. Più che altro la resistenza all'urto in questo caso. Qual è il primo valore che voi prendete? Poi lo modifichiamo. Qual è il primo valore che si determina dalle prove? Il punto di rottura. O meglio, possiamo avere due valori, o il cario di rottura o il cario di snervamento.
Perché noi di fatto in campo meccanico lo accettiamo. Allora, prendiamo una nuova slide. Allora, questo lo salviamo, anzi lo prendiamo dopo. Andiamo alla lezione 6, salva con nome. L'abbiamo già fatto, sì. Andiamo alla lezione nuova, nuova, file, salva con nome, sesta lezione, va bene, quinta, sesta, salva. Allora, noi dobbiamo scegliere il materiale. Vi ricordate, noi abbiamo il materiale con andamento in questa maniera, va bene, la curva di caratterizzazione del materiale. Allora, nel caso dell'acciaio c'è un tratto lineare, uno snervamento e una plasticizzazione. Va bene? Questo è sigma, stato di sollecitazione, questo è la deformazione, epsilon. Va bene? Abbiamo tre fasi, la fase 1 che è la fase elastica, la fase 2 che è la fase plastica. Qual è la differenza fra la fase 1 e la fase 2? Nella fase 1 il materiale quando tolgo la sollecitazione torna con la fase 2 rimane permanentemente deformato. Poi ora l'acciaio, ma è l'unico materiale, ha una zona particolare, è la zona viola di snervamento. Per esempio, se prendo l'alluminio, l'alluminio ha una curva caratteristica di materiale che è, si dice elastoplastica, cioè non ha snervamento, ha prima l'andamento elastico e poi l'andamento plastico, non ha lo snervamento. Va bene? In generale vi abbiamo questi due punti, campo elastico e campo plastico. Noi a livello nostro in che campo lavoriamo? Elastico. Elastico, perché se un albero si deforma permanentemente lo butto via. Chiaro? Quindi noi dobbiamo non superare il rosso. Solitamente quando io vado a prendere, scelgo il materiale, per esempio 18, cromo, nickel, 5. Vado nella tabella e trovo il sigma di rottura che è 1450 newton su millimetro quadro. Posso, se invece ho un acciaio, l'avete fatta la classificazione degli acciai? Comincia. Comunque l'acciaio può essere o con il materiale lo sostituisce se è legato, se ho un basso legato da carpenteria si trova F250. Qui il valore 250 è sigma di snervamento. Se invece usate un acciaio legato trovate il carico di rottura. Chiaro? Però in generale dovete individuare se è di rottura o di snervamento. Se è di rottura lo prendete e lo riducete. Di quante volte si riduce? Di una volta e mezzo. Se no, se è di snervamento lo riducete di quasi nulla. Poi un altro elemento che impatta sulla resistenza del materiale è come applico il carico. Io ho tre modi di applicare il carico. Un modo che non ci riguarda, che è un carico statico, cioè io applico la forza in un tempo lungo, maggiore di 2 secondi. Questo come indicazione di massima, eh. Arriva in massimo in 2 secondi, lentamente, sollecito piano piano. E questo è chiamato statico. Poi c'è un'applicazione di carico dinamico, è quasi urto. Qual è la proprietà del materiale che gli rende resistenza a questo tipo di applicazione? Come si chiama, lo ricordate? Qual è la proprietà meccanica che gli dà la resistenza a questo tipo di soluzione? Dove qui il tempo è minore di 0,1 secondi. Molto veloce. È un urto, è proprio boom, una botta. Come si chiama la proprietà meccanica? Hanno due nomi. Resilienza o tenacità. La resilienza è la resistenza della forza in campo elastico, dell'urto in campo elastico. La tenacità è la resistenza dell'urto in campo plastico, se la forza va in campo plastico. Comunque la resistenza all'urto, che cos'è la resistenza all'urto? È la capacità di assorbire l'energia di deformazione senza rompersi. L'opposto della resilienza è la fragilità. Chiaro? Materiale molto resiliente, meno fragile. Materiale molto fragile, poco resiliente. In meccanica la resilienza è fondamentale, voi immaginate un ingranaggio, se non fosse resiliente è continuamente soggetto a urti. Quindi noi in meccanica molte volte si rinuncia a una parte della resistenza a favore di una resilienza. Chiaro?
Perché più fragile vuol dire anche più resistente, ma vuol dire anche meno resiliente. Quindi noi accettiamo una minore resistenza, una maggiore resilienza. E questo lo facciamo trattamenti termici, non so se ve l'hanno fatti, però ve li faranno. Ok? Poi abbiamo l'ultimo, e questo è il cardiodinamico. Poi abbiamo il cardio, quello più comune, quello che noi ci capita spesso, è il cardio a fatica. Il cardio a fatica è un cardio alternato. Può essere alternato partendo dal valore nullo, quindi alterna intorno allo zero, oppure può essere tutto di trazione o tutto di compressione l'alternata, va bene? Cioè nell'alternata il punto di minimo rimane tutto sopra o tutto sotto. Però è un cardio alternato. Allora, la fatica è un fenomeno stranissimo. Cosa genera? Se io prendo il mio pezzo e lo piego una volta, lui resiste. Cioè vorrebbe dire che la forza esterna che ho applicato non fa raggiungere una forza interna sufficiente per romperlo. Lui resiste. Però se duro, a un certo punto, a parità di forza, lui resiste meno e si rompe. Quindi il valore di sigma di rottura scende al variare di come applico il carico. Quindi il carico di fatica mi fa ridurre la resistenza. E quindi è pericoloso perché in meccanica abbiamo quasi tutti cardio a fatica. Immaginiamo un albero in ruota. Un albero in ruota non è mai perfettamente centrato sull'asse di rotazione. C'è sempre il baricentro, è leggermente sotto o leggermente sopra, perché non è mai perfettamente centrato. Quando lo metto in rotazione, l'albero più o meno, a seconda della distanza del baricentro dall'asse, si deforma perché questo oggetto tende a spingere l'albero verso il basso. Chiaro? Quando passa sopra lo spinge verso. Quindi ricrea una doppia flessione, prima verso l'alto e poi verso il basso. Quindi fa, le parti sopra dell'albero sono soggette a trazione e compressione, a trazione e compressione. Si chiama flessione rotante. Quindi è un cardio di fatica che io devo considerare. Allora, vediamo prima velocemente e poi riprendiamo anche magari la prossima volta. Come mai il cardio di fatica riduce il sigma di rottura? Cosa succede a livello metallurgico? Perché il cardio di fatica mi riduce la resistenza. Voi l'avete fatta bene la disposizione metallurgica dei materiali? Lì. L'avete fatto? Cioè, cubi o facce Ah, centrate? sì. È come si distribuiscono gli atomi all'interno di una struttura retiolare, va bene? Allora, se io prendo un materiale, lo fondo e poi lo può solidificare, lui cosa fa? Nasce un impilaggio variabile. Alcuni si impilano così, cominciano a impilarsi così, poi cominciano a solidificare, poi altri si impilano così. Nasce le varie direzioni di impilaggio. Chiaro? Qui sono tutti atomi e poi in mezzo c'è la nuvola elettronica degli elettroni. Questo è il legame metallico, va bene? Qui c'è la nuvola degli elettroni. Questi sono positivi e gli elettroni che stanno a giro. Che cos'è questo? Vi ho dato come si chiama questo confine di impilaggio? Questa riga rossa come si chiama? Che indica la differenza di impilaggio tra una parte piccola, la parte sinistra e la parte destra. Si chiama grano. Ve lo ricordate sta parola? Non ve l'ha detta. Questo Sì, no, però è il grano, va bene? Il grano che cosa mi dice? Mi separa l'impilaggio del materiale. Ora cosa faccio? Quando io impilo il materiale, si impila perfettamente o rimane dei vuoti? Rimane dei vuoti, siamo a dislocazioni. Quindi questo qui, ora io fa uno zoom di questo, va bene? Quando io zoomo questo, io vedo che a un certo punto c'è come un vuoto, manca un atomo, così magari può capitare sopra. Ci sono vari tipi di dislocazioni, ma mettiamo che funzioni così. Io quindi ho due dislocazioni, va bene? Ho dei de vuoti dove non si è formato l'atomo. Ora vi faccio vedere che succede. Allora, se io, metti questo è il pezzo di ferro, no? Io lo soggetto a una forza, come ho detto prima, di piegatura. È come se lo tirassi qui con una forza. Lui cosa fa? Reagisce a questa forza deformandosi. Quando si deforma, cosa fanno? Gli atomi scorrono, perché vanno a prendere la forma diversa che il corpo gli dice. Allora cosa fa? Questo qui
Normalmente io non me ne accorgo, sono micro deformazioni plastiche, io me ne accorgo, perché il pezzo complessivamente torna, però a livello locale qualcosa è cambiato. Cosa succede? Questo atomo, questo qui, per andare per scorrere verso destra, perché la forza questa qui lo fa scorrere, ritorna, trova un altro atomo positivamente, quindi lo tiene, tende, fa scorrere più volentieri questo dove c'è il vuoto, perché qui non c'è nessuno e non scorre bene. Chiaro? E questa dislocazione la sposta sempre più avanti. Chiaro? Quindi io via via deformo i vuoti, vanno sempre più, si muovono vuoti, no, pieni, perché trovano lì il vuoto, hanno più, lì è più facile spostarli. Non c'è, questo atomo spostandosi non sente la reazione di questo perché è più distante, è dislocato. Bene, e si scorrono. Quindi si forma lo scorrimento dove c'è minore energia, dove è più facile deformare. E quindi scorrono questi vuoti. Questi vuoti scorrono, arrivano a bordo grano. Quando arrivano a bordo grano, per continuare a scorrere, devono cambiare direzione, perché il grano li fa cambiare direzione. E per cambiare direzione ci vuole molta energia. Non ce la fanno. Allora vanno a cercare un'altra dislocazione più basso e scorre. Finché tutte le dislocazioni si trovano a bordo grano. Ma quando la dislocazione è a bordo grano, a quel punto lì manca il materiale. C'è una dislocazione, c'è un vuoto, c'è il legame. E lì... Quindi quando io vado a sollecitare a fatica, lentamente sposto tutte le dislocazioni a bordo grano, creo una discontinuità, è come se avessi una rottura in questo punto, perché ho tutte le dislocazioni. A questo punto riduco la sezione utile, perché se questa è la sezione utile, questa me la riduce, perché non è più questa ma è questa, perché questa è stata portata via dal bordo grano, la sezione utile rimane essa asterisco, è minore, resiste meno, sì? È che fenomeno la fatica. Allora, come fa a simularlo? Considero che non come si riduce la sezione, ma come si riduce la resistenza di materiale a fatica. Chiaro? Facendo così, come faccio io? Per calcolare il sigma del materiale ammissibile, che è quello che resiste, prendo o il sigma di rottura e lo divido per due coefficienti. Il coefficiente C1 e il coefficiente C2. Il coefficiente C1 è quello che tiene conto della, se è sigma di rottura e sigma di snervamento. Il sigma di C2 tiene conto se il carico è statico, dinamico o fatica. Posso prendere un coefficiente C2 che va da 1 a 2, se voglio tener conto e comunque se questo modo di applicare il carico può influenzare comunque una piccola riduzione della resistenza. Se ho il carico dinamico, considero il C2 che va da 2 a 4, vorrebbe dire posso pigliare 2, 2, 1, 2 e mezzo fino a 4. Scelgo io a seconda di come voglio essere più o meno prudenziale. È chiaro che se prendo 4 mi viene un oggetto più grosso. Questo fa un impatto. Se lavoro in sicurezza, voglio una cosa sicura, poi a 4. Se voglio una cosa meno prudenziale, perché se no poi non mi cresca troppo, lo prendo. Se fa un agitatore mi basta 2. Se fa una gru di sollevamento prendo 4. Il carico a fatica, il C2 va da 4 a 6, e questo scelgo io. Quindi a questo punto metterò il sigma ammissibile, e cosa faccio? Prendo il sigma di rottura, nell'ipotesi ho scelto questo materiale, diciamo cromo nickel 5, sigma rottura 1450, prendo 1450 e lo divido per 1,5, perché lo riporta il valore elastico, è dentro il campo elastico, per il coefficiente di sicurezza, che nel nostro caso abbiamo detto l'albero è a fatica, lo prendo da 4 a 6. Scelgo 4, 5 e 6 a libertà mia. Questo è un albero portamola, non prendo proprio 4, voglio essere un po' più prudente, mi prendo 5, ma forse c'è bisogno di pigliare 6. Però questa è una scelta vostra. L'importante è anche un domani in un tema di maturità, la motivata, la dimostrazione che avete il concetto dell'oggetto. Poi nessuno vi onderà. Certo, se vi chiede esplicitamente che è un oggetto di sicurezza, magari è più giusto prendere 6. Ma nulla vieta, posso prendere 5 con un ragionamento dietro. L'importante è fermarsi a ragionare e dire perché ho scelto. Perché quella è una scelta di progettazione. Non è un'equazione matematica, si prende per forza 2. Chiaro? Questa è un po' tutta la sfumatura della progettazione, che è la parte bella di questa materia, va bene? L'importante, i concetti sono tanti, è prenderli schematizzati. Diviso 1.5, metti prenda 5, e qui trovo il sigma ammissibile. Il sigma ammissibile mi viene 193, va bene? Per 5 viene 193 newton su millimetro quadro. E questo è il valore che io prendo,
completato lo step 3, che è quello della determinazione del sigma ammissibile, che è quello che mi permette di dire, bene, quanto resiste il mio materiale? Non resiste 1450 mm2, ma messo in esercizio in un cario di fatica e io non voglio andare nel cario rottura, voglio stare nel cario elastico, io non devo superare i 193 newton su mm2. Quindi andrò a vedere ora se andrò a scegliere la dimensione, questo lo faremo l'ultima lezione, domani, le dimensioni dell'albero che mi permettono di non raggiungere un valore superiore a questo. Chiaro? E da domani faremo questo, ok? Tutto chiaro? Bene.